Questo evento nasce da un fatto purtroppo spiacevole, che è stato quello del furto della statuetta dell'edicola votiva adiacente al Wanderlust, il nostro locale, e da questo sentimento, diciamo, di resistenza e di rivalsa contro il degrado purtroppo che si è riversato nel centro storico nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto diversi danneggiamenti, diversi furti, ma questo è stato veramente troppo. Quindi abbiamo deciso di fare qualcosa per dare un volto alla Santuzza e quindi abbiamo cercato di coinvolgere più artisti possibile e rappresentanti della resistenza civile cittadina. La statuetta è stata rubata a marzo 2021 e purtroppo non abbiamo potuto fare un evento prima per le regole Covid, ma adesso che la situazione si è un po' più tranquillizzata, abbiamo dato atto a questa mostra. La mostra sarà visitabile per tutta la prima settimana di dicembre presso il Wanderlust in via Grande Lattarini 27 e 29 e sarà completamente gratuita. Partire dal furto della statuetta ha risposto alla grande perché si è sdegnata la popolazione qui attorno, ma non solo. Questo è un luogo di forte passaggio di tante persone che vengono da tutta la città, sia nelle ore diurne che notturne, e questo era un punto di riferimento. Santa Rosalia per Palermo dovrebbe essere in ogni angolo, in ogni via, in ogni marciapiede. Qui era un punto, diciamo, storico dove era presente. Spero che ritorni presto, il quartiere lo vuole. L'importante è rispondere sempre a iniziative delittuose, diciamolo per come vanno definite, come questa, con risposta immediata, con la cittadinanza, con le attività, con tutti che si sdegnano e si attivano per rimettere anche Santa Rosalia al suo posto. La mostra di Rosalia e Resistenza nasce con l'intento di dare un nuovo volto a Santa Rosalia attraverso la personale visione degli artisti che si sono resi disponibili a collaborare. Tra questi abbiamo Guido Baragli, Linda Randazzo, Daniela Gargano ed anche alcuni giovani artisti e fotografi. Nel programma della manifestazione sono state coinvolte diverse forme d'arte, due cortometraggi, uno Rosalia e Resistenza, produzione Wanderlust di un giovane regista, Francesco Di Giuseppe, e un altro Rosalia e Dani Sinni, di Gigi Borruso. Ci è piaciuto soprattutto coinvolgere artisti di diverse fasce d'età e con un percorso artistico diverso, da chi sta cominciando ora una strada artistica a chi già è abbastanza affermato. Altra forma d'arte che abbiamo tenuto ad inserire è quella della performance dal vivo con le letture del libro Il frate e la rosa di Gabriele Bonafede a cura dell'attrice Patrizia D'Antona.